Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Oggi prodotti finiti beauty, 5 profumi, 2 prodotti di make up e un integratore che vi farò vedere alla fine. Già vi avviso che fra un mesetto farò un altro video prodotti finiti perché nell'ultimo periodo sto terminando un sacco di cose. Direi di partire subito dai prodotti per capelli che sono una delle mie tante fissazioni. Ne ho tanti, spessi, mossi, quasi ricci. Al momento sono poco definiti perché ho utilizzato solo un gel e basta, però sono molto più definiti chiaramente quando utilizzo come prodotti styling sia un gel che una spuma. Anzitutto ho terminato della Garnier, che è la mia marca preferita in assoluto. Ta-da! Anzi, ta-da! Due prodotti alla papaya della linea Hair Food. Questo è lo shampoo, che è molto buono, non mi ha mai creato problemi alla cute, niente forfora, niente desquamazione, mi lasciava i capelli puliti anche per giorni, mi è piaciuto tanto e non è detto che lo andrò a ricomprare, anche se di questa linea adoro tantissimo Aloe e la linea La Banana. Comunque, questa invece è la maschera, che è un prodottino 3 in 1, 4 in 1, la si può utilizzare come balsamo, come maschera, come prodotto styling, come impacco pre-shampoo. Io l'ho utilizzata come impacco pre-shampoo e anche come maschera dopo lo shampoo sulle lunghezze punte. Mi lasciava un buon profumo sui capelli e capelli molto districati. Questa linea, ripeto, a livello di profumazione non mi faceva impazzire. I miei gusti cambiano così alla velocità della luce. Devo dire che la maschera soprattutto rimaneva molto sui capelli e la cosa mi piaceva, mi gustava molto. Poi, sempre della Garnier, ovviamente sono prodotti acquistati con i miei soldi, ho terminato il balsamo definizione della linea Hydra Ricci per capelli mossi e ricci. Ottimo, mi è piaciuto tanto, peccato che l'ho utilizzato e finito nel giro di 4 applicazioni, proprio perché ne ho tanti, però devo dire che mi lasciava i capelli belli pettinabili, belli morbidi, mi lasciava un ottimo profumo. Ecco, lo ricomprerei per la profumazione, però come prodotto in sé mi è piaciuto, però all'interno ci sono 200 ml di prodotto e questo per me, non lo so, è un po' inutile come quantità perché comunque finisce in un nanosecondo. Poi, per quanto riguarda lo styling, ho terminato loro due, che chiaramente ho utilizzato in modi diversi, in periodi diversi. Questo è il mio Curl Boss, preso su Amazon, pagato in offerta. È un prodotto naturale e all'interno c'è l'olio di cocco, per cui non mi danneggiava i capelli, non mi seccava i capelli, però quando lo utilizzavo chiaramente da solo non è che avevo poi dei ricci definiti, un mosso definito. Sì, mi lasciava i capelli mossi, ad esempio come in questo caso, perché l'ho terminato proprio stamattina, però ecco, questo è il risultato finale. È anche vero che non li ho asciugati con il diffusore, perché io non asciugo mai i capelli con il diffusore, ma questo è un discorso a parte. Non prendetemi d'esempio. Una ragazza mi ha detto, ma non è che hai problemi di gola perché non asciughi i capelli? No, ho problemi di gola perché ho due tumori piccolini alle corde vocali. Svelato l'arcano. Però ecco, mi è piaciuto. E mi lasciava anche un buon profumo sui capelli. Io quando faccio lo styling lascio i capelli bagnati, grondanti, dopo averli lavati con shampoo e balsamo, shampoo e maschera, e poi vado ad applicare una spuma, un gel, oppure tutti e due assieme, ma sui capelli bagnati. Faccio poi scrunch e poi nel caso li asciugo. Poi ho terminato i provenzali Dermogel biologico all'aloe, SOS lenitivo. Questo è dei provenzali, l'ho utilizzato sui rossori, sulle imperfezioni. Mi è tornata l'acne, yuppie, che bello, all'età di quasi 40 anni. Comunque l'ho utilizzata soprattutto per le lunghezze punte, per lo styling. Buona anche la profumazione, pagata a prezzo pieno forse sui 3,50 euro, non mi ricordo più, però molto molto buono come prodotto. Sia questo all'aloe vera che quello di Equilibra all'aloe vera come gel sono tra i miei preferiti. Poi passiamo ai prodotti viso. Ho terminato la mia acqua micellare della Garnier, tappo rosa, per pelli sensibili, come nel mio caso, e anche pelle problematica direi. Molto buona, andava a struccare bene, non irritava, non bruciava. Ne ho un'altra nuova, 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 però al momento sto finendo quella di Balea. Ve ne parlerò in un altro video. Ho terminato
i solari di Nature's. Quest'acqua rinfrescante, che va bene sia per viso, corpo e capelli, l'ho utilizzata a mo' di tonico, molto buona la profumazione perché all'interno c'è la nota d'arancia, però non mi ha fatto impazzire più di tanto, questa mi era stata regalata da un'amica che lavora in un'erboristeria, però sinceramente io con i miei soldi prendere un prodotto di questo genere non ne vale la pena. Poi due colluttori. Li abbiamo terminati sia io che mio marito, vabbè, pasta del Capitano antiplacca con antibatterico preso al DM, questo costa veramente poco e lascia la bocca bella fresca e va benissimo per le gengive sensibili. E poi il White and Fresh con menta attiva, se non sbaglio l'avevo preso da Eurospin, non mi ricordo, comunque, lui. Sempre per il viso, anzi per i denti, già che ci sono vi faccio vedere i soliti dentifrici e qualcuno di voi dirà che noia, che canale noioso. Raga, io sono così, se vi vado bene bene, se no ciao. Ho terminato Colgate alla propoli, un dentifricio molto buono, molto delicato. Buona anche sia la profumazione ma anche soprattutto il sapore. Poi ho terminato Elmex, che è uno dei miei dentifrici preferiti, costa, però è molto valido. Questo qui arancione mi è stato consigliato dalla mia dentista, doppio scudo protettivo, vabbè comunque. Lui, per sbaglio, ho preso questo qui Junior dai 6 ai 12 anni, però mi sono trovata molto bene. Ma il mio preferito, che è quello più indicato per me, in realtà è l'Emex, questo qui verde. Questo tripla protezione rinforza lo smalto, protegge dalla carie, vabbè che non ho perché io i denti li curo come se non ci fosse un domani, efficace per denti sensibili. Sia questo che la mini size che mi ha dato la mia dentista. E ok, nel frattempo io qui ho la sacca vuota, sto mettendo tutti i prodotti dentro. Ho terminato della Vette queste strisce depilatorie prese al DM al burro di karité per pelli normali per il viso. Io le ho utilizzate per i baffetti, ho giusto due peli in croce, però comunque ci tengo alla mia persona e utilizzo le striscette. Molto buone, non mi hanno creato brufoli sotto pelle, rossori, non mi ha creato, anzi non mi hanno creato imperfezioni o comunque problemi, ecco, alla pelle. L'unica cosa che consiglio a chi parla di beauty qua su YouTube è di farsi i peli quantomeno. Cioè se tu parli di beauty, di creme, di bagnoschiuma e poi c'hai i pelazzi sotto le ascelle che ti fanno come capelli, così come qui, baffi di mio nonno, ecco magari se evitiamo. Poi chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole, però insomma siamo nel 2024, no? Poi ho terminato maschera in tessuto Equilibra Detox, mi è piaciuta, mi ha aiutato più che altro per i punti neri e le piccole imperfezioni appena nate. E poi questa di Garnier all'acido ialuronico e aloe vera, che è una delle mie preferite, molto imbevuta rispetto a quella di Equilibra e mi lasciava la pelle molto morbida e leggermente, ma giusto leggermente luminosa. Ho terminato il mio scrub preferito di Balea, che è lo Sugar Scrub. Costa poco, molto valido, i granelli sono spessi quindi riesco a fare un bel massaggio, la pelle poi risulta molto più morbida. Io applico questo scrub su pelle umida, quindi faccio un bel massaggio. Se avete una pelle strasensibile è un prodotto che non vi consiglio. Poi lasciavo agire un paio di minuti e poi andavo a risciacquare. Tra l'altro questa linea è stata riformulata, ho ripreso altri pacchettini Sugar Scrub di Balea alla vitamina C, perché queste sono alla vitamina C. Non ho fatto un video haul perché altrimenti avrei fatto solo video haul e non mi sembrava il caso. Ho terminato di Pilaten i patch contorno occhi, che ultimamente mi stanno piacendo perché vanno a sgonfiare ma soprattutto a attenuare le occhiaie. Queste le ho prese su makeup.it. Poi ho terminato Simply Venus Gillette, queste lamette che sono le mie preferite, con due lame, semplicemente liscia c'è scritto qui, 4 più 2 gratis. Mi sono trovata benissimo perché non mi creano problemi, quindi niente irritazioni, non mi taglio con altre lamette, con quelle di Lidl, Gillette se non sbaglio, non mi sono piaciute, non mi sono trovata bene, ma ve ne parlerò in un altro video.
Già che ci sono, per il corpo ho terminato Fresh and Clean, sapone liquido disinfettante. Questa è la ricarica da 750 ml. Molto buono come prodotto, disinfettava, boh, non lo so, però un buon sapone. Faceva anche una leggera schiuma, profumo molto delicato. Poi ho terminato due bagnoschiuma. Li promuovo entrambi perché mi lasciavano la pelle morbida e non secca, dato che io ho una pelle molto secca e screpolata, soprattutto gambe e braccia. Questo è di palmolive al burro di karité, questo è il Vidal all'olio di argan, che sinceramente non avevo mai provato e devo dire che la profumazione mi è piaciuta. Poi ho terminato anzitutto il deodorante Dove. Questo qui è l'original, che è il mio preferito in assoluto. Io adoro i Dove, non mi creano problemi, però li devo alternare perché se utilizzo sempre lo stesso perde di efficacia e inoltre mi crea ogni tanto delle cisti sotto le ascelle. Però i Dove sono ermeglio. Poi gli altri due, questo di Balea l'ho finito io, è fatto a roll-on col tappo rosa. Ce ne sono di diversi fatti così. Lo utilizzo quando sono a casa dopo la doccia, lo utilizzo durante l'inverno per uscire, in estate questo su di me dura poco. Mentre questo di Bottega Verde, che ha l'uva rossa, non so ancora se esiste questo prodotto o meno, o comunque questa linea o meno, l'ha utilizzata e finita mio marito, perché allora è un deodorante che su di me non aveva efficacia, su mio marito sì, anche se lui quando suda non puzza, io quando sudo come tutti, quella profumazione acidina così si sente. Ho sentito dire da una che se hai problemi di sudorazione acida molto forte perché hai dei problemi mentali e dei problemi fisici interiori, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ed è una youtuber, quindi state attenti quando sentite queste cose perché a me si è accapponata la pelle. Comunque, ho terminato questo di Balea Languria in mousse, per rasatura, mi è piaciuta la profumazione, non mi è piaciuto come prodotto perché mi andava a seccare molto la pelle e poi non riuscivo a depilarmi bene, quindi questo prodotto io lo boccio. Altro prodotto che ho terminato è il mio Tantum Rosa, preso in farmacia a 6 euro, 4.5 di pH, molto delicato, buona profumazione, molto leggera, mi è piaciuto molto, lo consiglio perché me l'hanno dato per questo motivo, per chi ha problemi di cistite, per chi ha problemi di candida, è veramente ottimo. Intanto la busta qui sta perdendo forma, a momenti mi cade tutto, ma va bene. Poi ho utilizzato e terminato assorbenti come se non ci fosse un domani. Due sono linee spetalo a 2,70 che ho acquistato dai cinesi. Linee lady, pannoloni di mia nonna, troppo grossi, non mi sono piaciuti. E poi i miei preferiti sono linee seta ultra. Io non so se avete notato, ma gli assorbenti ultimamente hanno un odore che a me sinceramente non piace per niente. E poi Care Free, insomma, questi assorbenti sono molto molto sottili, plus large, sì, sono larghi ma sono sottili, per cui io li utilizzo solo ed esclusivamente o all'inizio del ciclo, quando ho poco ciclo, oppure verso la fine, quando mi sta finendo il ciclo. Però non mi fanno impazzire, non so se li andrò a ricomprare. Altro prodotto è Palmolive Natures, questa insomma saponetta all'olio di mandorle e latte. L'ho utilizzata per i pennelli, ma io vorrei utilizzare le saponette anche per il corpo, come sapone per il corpo. Il problema è che ho una pelle molto molto secca, di conseguenza non lo so, boh, staremo a vedere. Detto ciò, un altro prodotto che ho utilizzato dopo la doccia su pelle bagnata, il mio olio alle mandorle dolci provenzali puro, cara mamma prendilo perché è molto buono, mi lasciava la pelle molto morbida, idratata, nutrita, è comodissimo quando avete poco tempo e ve lo straconsiglio. Poi ho terminato il mio solvente per unghie, perché dal 2024 ho iniziato a rimettere lo smalto, questo qui è di OPI, ed è un bellissimo fucsia con dei riflessi sull'azzurrino, batteria scarica, che bello.
Poi di make-up ho terminato il mio mascara preferito che si trova online e ogni tanto in qualche OVS. Ha uno scovolino molto così, molto sottile, insomma molto simile al Bad Girl Bang di Benefit. Va a volumizzare, lascia un bel nero intenso, va a separare molto bene le ciglia ed è perfetto sia sopra ma anche sulle ciglia inferiori perché non vi sporcate. E poi ho terminato il Diesel, no. Diesel Shadow Liquid, il mascara insomma liquido, brillantinato, un rose gold di MAC, pagato un bel po', si è seccato e lo devo buttare. Poi passiamo finalmente ai profumi. Anzitutto ho terminato questi due. Allora, il Flower by Kenzo, che è il mio profumo preferito, uno dei tanti che ho comprato e ricomprato insomma nella mia vita, ho fatto anche un video se vi va andate a dare un occhio, un floreale talcato buonissimo con una buona tenuta, questo lo uso in autunno, inverno e anche in primavera e comunque dura abbastanza sulla pelle ma soprattutto sui vestiti come la maggior parte dei profumi. E poi ho terminato questo di La Mand che si chiama Lily da 50 ml, c'è il solito goccino che non riesco a finire. Molto buono, è un floreale leggermente agrumato che non ha niente a che vedere con il Flower by Kenzo, perché ho sentito da una, che ovviamente non seguo più, così come non seguo più nessuna che parla di profumi, che questo, La Mand, è il dupe di Flower by Kenzo. No, sono due profumi differenti. Evitate, a volte sento di quelle cose, capisco che ogni naso sente il suo, ma dai, ma che è? Poi un altro dupe che ho terminato è il Divine, 100 ml acquistato con i miei soldi. L'ho preso ovviamente online, pagato una ventina di euro. Questo è il codice 160, aiuto. E questo è il dupe di Body della marca Burberry, che io ho acquistato l'originale, finito, molto simile sia a livello di profumazione che tenuta. E lascia anche una buona scia per essere un dupe ed è un floreale ma molto 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 agrumato, tant'è che io lo utilizzavo spesso e volentieri nella stagione calda, quindi ottimo. Poi ho terminato un altro dupe di Yodema, questo è Eshitia da 100 ml e questo è il dupe di Angel di Terry Mugler, buonissimo. Classico profumo gourmand, dolce intenso, buona tenuta. Rispetto all'originale, forse l'ho trovato leggermente meno dolce rispetto all'originale, però mi è piaciuto. Persisteva dalla mattina alla sera sui vestiti, anche se li andavo a lavare, si sentiva ancora il profumo. Mi è piaciuto tanto tanto, anche se non credo di ricomprarlo, perché io questo profumo l'ho utilizzato in un periodo abbastanza difficile, durante il mese di gennaio. E insomma, boh, non lo so, ragazzi. I profumi che mi rievocano ricordi poco belli di solito non li ricompro più perché poi quando li uso penso e dico: ah, però questo profumo l'ho utilizzato in quel periodo. Vabbè. Ultimo profumo è il Fave Delicious di Christian Dior, pagato circa 200 euro tantissimi anni fa, preso sotto consiglio di Gabriel. No, non lo so, un ragazzo che fa video, credo tuttora, io non lo seguo più, americano, biondino, occhi azzurri, un bell'uomo. Insomma, avevo preso questo profumo sotto suo consiglio online. Un profumo costoso, 100 ml, che però sulla mia pelle durava poco. Il classico profumo gourmand, intenso, perfetto per l'autunno-inverno, molto avvolgente, molto caldo. L'ha utilizzato e finito mio marito perché comunque è un profumo unisex. Su di lui durava tantissimo e gli stava anche molto bene. Questo come tipologia, come idea, è molto simile al Paco Rabanne 1 Million, se avete presente, che utilizzo anch'io perché è molto buono. Ecco, però questo non lo andrò più a ricomprare, non tanto per il prezzo, perché poi se un profumo mi piace, poco tanto che costi, io lo compro. Più che altro perché è comunque un profumo costoso, ma che ha la pecca di durare poco. Quindi mai più. Ultimo prodotto, arriviamo a noi, Cystiflux. Allora, queste sono delle bustine per la cistite. Io soffro di cistite da anni, ultimamente la cistite ce l'ho spesso e volentieri. Non ho nulla di che, è che quando bevo tanto trattengo sempre i liquidi e quindi in bagno a fare la plin plin ci vado ben poco. Due bustine al giorno, una la mattina, una la sera, ovviamente la sera prima di andare a letto.
con la vescica vuota. Mi ha aiutato tanto e con questo prodotto ho evitato di prendere farmaci per la cistite. Ovviamente io non sono un medico, quindi non mi prendo la responsabilità di niente, come sempre. Io vi dico la mia e questo è perfetto per chi ha problemi alle vie urinarie. Buona anche non tanto la profumazione, ma buono molto il sapore, perché all'interno c'è l'estratto di mirtillo rosso bacche. E mi sono trovata da Dio, anche se costa, perché l'ho preso in farmacia, costa se non sbaglio 36 euro per 28 bustine, però è molto efficace. Basta ragazze, questo è tutto, come sempre video molto lungo, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, un mega beso, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete provato qualche prodottino, se mi volete consigliare qualche altro prodotto profumo, già che ci siamo, e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!